Yesterday a child came out to wander. Caught a dragonfly inside the jar. Fearful when the sky was full of thunder. And tearful at the falling of a star. And the seasons, they go round and round. And the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. Il mobbing in realtà è un comportamento lavorativo, rientra all'interno del grande capitolo dei rischi lavoro correlati, quindi di psichiatrico apparentemente non ha niente, perché è qualcosa che riguarda gli aspetti organizzativi e di rischio sul lavoro. Non dobbiamo confonderlo con altre situazioni di rischio correlate al lavoro, non entro nel dettaglio, però parliamo dello straining, parliamo dello stress legato ai fattori occupazionali, soprattutto in questo periodo in cui sono richieste elevate performance, elevate velocità di esecuzione, e in certe situazioni queste richieste eccessive possono essere lette come forma di mobbing. Poi vedremo in realtà che cos'è il mobbing. Dati numerici parlano da soli. La popolazione, io purtroppo sono mezzo cieco, la popolazione esposta è alta in tutta Europa, l'8% della popolazione lavorativa europea si stima essere soggetta a qualche forma di stress occupazionale, e all'interno di questa i lavoratori italiani non sono messi in posizioni molto facili, sono più o meno a metà classifica, con circa 1,5 milioni di lavoratori esposti. Questi sono dati sindacati e ISPESL, che è l'istituto dell'INAIL che se ne occupa. Come vediamo, appunto, l'Italia non è la peggiore, però insomma ce la caviamo. Cosa significa questo? Significa che abbiamo un'esposizione a situazioni che creano delle conseguenze anche economiche, macroeconomiche, perché abbiamo un'esposizione di lunga durata a un evento stressante, abbiamo dei costi che si riflettono sia su costi diretti sulla salute del singolo, ma anche su costi indiretti, quindi sulle capacità produttive delle aziende che hanno soggetti sotto stress lavorativo. E abbiamo anche un incremento di altri costi indiretti, che è l'utilizzo di psicofarmaci più o meno correttamente prescritti. L'ISPESL, che è l'Istituto Italiano per la Sicurezza sul Lavoro, è stato assorbito dall'INAIL, dice che il target italiano tipico del soggetto esposto a un rischio da stress è maschio, possibilmente vicino alla pensione, possibilmente dalla pubblica amministrazione. Tendenzialmente pubblica amministrazione si parla di esercito e sistema salute, e la regione più colpita è il Lazio. Tant'è, i numeri sono questi. Cos'è il mobbing? Il mobbing fa riferimento a un modello etologico, fa riferimento a quello che Conrad Lorenz negli anni 60 aveva osservato in certi raggruppamenti di specie, che è l'isolamento del diverso per allontanarlo ed evitare che costituisca una minaccia per il gruppo. Uno psicologo svedese negli anni 70 ha recuperato questa nozione etologica e l'ha applicata in ambito lavorativo. Da questo ne discende un altro studioso importante, un caposaldo nello studio del mobbing, che è Heinz Lehmann, un tedesco, che ha di fatto gettato le basi della concettualizzazione clinica del mobbing, a cui ha fatto seguito uno psicologo che lavora a Roma, Ege, che lavorava, non so se lavora ancora, che invece ha ulteriormente complessizzato, perdonatemi il termine un po' d'annunziano, le dinamiche del mobbing, e ha anche prodotto svariata letteratura manualistica sull'argomento. Però ci si è messa anche la giurisprudenza, che ha dettagliato esattamente che cosa è il mobbing. Vi risparmio la lettura singola, tanto poi questi pezzi li riprendiamo nel corso della relazione, ma sentenze di Cassazione hanno esplicitamente descritto quali sono i comportamenti che determinano quello che viene definito mobbing. L'ultima sentenza più importante, perché anche le sentenze di Cassazione hanno un impact factor, ce ne sono tantissime, alcune hanno un impact factor basso, alcune ce ne hanno alte, questa è abbastanza alta, e ha puntualmente richiamato sentenze precedenti, ha chiaramente descritto
gli aspetti fondamentali che poi andremo a vedere, che sono l'aspetto persecutorio, la durata e l'intensità di esposizione. Quindi gli aspetti costitutivi sono pluralità e sistematicità di atti giuridici o materiali, anche legittimi per certi aspetti. Attenzione a questo aspetto qua, perché non è illegittimo richiedere alcune cose al lavoratore, diventa illegittimo il modo e l'intensità con cui le richieste vengono fatte, la volontà di chi mette in atto questi agiti, che deve essere finalizzata a un chiaro intento persecutorio, una protrazione nel tempo, ci saranno poi delle caratteristiche anche temporali, le anticipo, da durare almeno 6 mesi, e poi soprattutto la dimostrata lesività sul lavoratore. La mancanza di uno di questi quattro parametri non può configurare l'atto del mobbing, per definizione non solo nostra clinica, ma anche per definizione giuridica. Quindi è un evento che deve avvenire sul posto di lavoro, deve durare, deve essere frequente e deve avere lo scopo malevolo di danneggiare la vittima. Il mobbing può essere diviso in fasi. Il primo modello, che è quello di Lyman, prevedeva 4 fasi che iniziavano dal conflitto quotidiano, l'inizio delle azioni mobbizzanti, poi la gestione pessima delle relazioni umane e poi l'esclusione dal lavoro del soggetto colpito. Hege ha complicato un po' di più il modello creando prima la fase zero, il tempo zero, cioè la creazione dei conflitti generalizzati, quelli in cui in realtà il magma sta crescendo, in cui la situazione sta montando. Poi riprende il concetto del conflitto quotidiano, l'inizio del mobbing, inserisce lo sviluppo dei sintomi psicosomatici. Hege era uno psicologo, Lyman no, era un avvocato, per cui ci ha aggiunto l'aspetto clinico. Ancora vengono sottolineati gli errori nelle relazioni umane che determinano però un aggravamento della salute, quindi si crea una situazione a circolo vizioso da cui poi il lavoratore non può che difendersi uscendo dalla situazione che lo ha minacciato, lo ha esposto. Quindi vabbè, qui sono dettagliate le fasi del mobbing, ogni fase ha delle precise descrizioni per poterla, è utile questa tabella per poterla poi temporizzare nel momento della valutazione, e in realtà quello che andiamo a descrivere non è un percorso lineare, ma un percorso a spirale, un percorso semicircolare, perché ogni cosa poi a sua volta può richiamarne un'altra parte della spirale, riamplificandola e riattivando la spirale del mobbing. Il mobbing non è un conflitto, i conflitti sono fisiologici, i conflitti riguardano una singola situazione, i conflitti determinano potenzialmente degli sviluppi che possono essere anche positivi. La negazione del conflitto è, ne parlavo forse 2 anni fa quando si faceva un intervento sull'equipe, l'equipe non conflittuale è un'equipe che non cresce. Certo, l'eccesso di conflitto è negativo anche questo, però il conflitto è il conflitto. Non si può confondere il conflitto, lo stato di conflittualità all'interno di una dinamica lavorativa con il concetto di mobbing, dove invece quello che è minacciata è la relazione, quindi è quello, è l'ampio spettro delle relazioni umane, la capacità di comunicare, la capacità di stare, la capacità di fare, la capacità di proporre, mentre nel conflitto no, è quella cosa che è successa lì, il titolo che mi ha dato la Liliana può determinare conflitto. Non ha messo in crisi la mia relazione, dal conflitto nasce un prodotto. Ok, nel mobbing no, nasce soltanto una distruzione. Le modalità di gestione del conflitto sono esplosive, però ci sono delle regole, sono le regole di ingaggio, le regole, chiamiamole regole di guerra, le regole del gioco. Nel mobbing non c'è regola, c'è la manipolazione, c'è gli aspetti subdoli di gestione della relazione. La finalità nel conflitto è ottenere qualcosa, io voglio che, io ho bisogno di. Nel mobbing l'obiettivo è l'eliminazione, quindi è la parte opposta, è il nadir della situazione. Il massimo del danno del conflitto è che perdo il conflitto, vabbè, c'ho un po' di frustrazione, me la gestisco, me la digerisco e riparto. Nel mobbing no, si crea un danno, vedremo successivamente. Quindi si parla di conflitti sani, si parla di situazioni di mobbing, vabbè, si dettagliano ancora in questa tabella cose che ho già detto. Parametri identificativi quindi che ci permettono poi nella ricostruzione dei fatti sono il parametro temporale,
quindi la frequenza dei comportamenti e la durata dei comportamenti, la relazione tra vittima e perpetratore, che deve essere assolutamente asimmetrica. Poi in realtà vedremo che c'è il mobbing tra pari, ma in realtà diventa asimmetrico il gruppo, perché il mobbizzato è da solo e i pari agiscono in gruppo, quindi c'è una simmetria comunque. L'impossibilità di difesa per la vittima. La vittima non ha nessuna possibilità in una situazione di esposizione a comportamenti mobbizzanti di difendersi. È vittima passiva senza possibilità di recupero. Non dobbiamo confondere le azioni mobbizzanti con il mobbing, che è un percorso. Le azioni mobbizzanti in sé sono delle azioni, sono dei singoli eventi che possono riguardare la comunicazione, i contatti sociali e tutta una serie di altri aspetti che riguardano il mondo lavorativo, ma diventano mobbing solo se assumono la caratteristica di frequenza, durata e finalità distruttive. Il mobbing è un fenomeno sistemico. Non è un fenomeno diadico, riguarda l'insieme delle persone, perché si parla sempre di una situazione relazionale, l'insieme delle persone che interagiscono all'interno di, una, di dinamiche. Il mobber, cioè il perpetratore, può essere intenzionale, lo fa, il bossing, quando io decido di voler licenziare qualcuno, metto in atto micidiali sistemi reiterati per costringerlo al licenziamento, perché per l'azienda è più utile che lui si licenzi che non lo licenzi io, ma può essere anche casuale, quello che Hegel diceva nella fase zero, nel magma, alla fine le cose piano piano si coagulano, casualmente si trova la vittima predesignata e su quella tutta una serie di dinamiche perverse di quell'ambiente lavorativo vanno a influire. Abbiamo la vittima, di cui parleremo, perché ovviamente dovendo fare una valutazione forense, alla fine ci viene chiesta la valutazione sulla vittima, non sugli altri, ma abbiamo anche degli spettatori. Gli spettatori si dividono in tre grossi gruppi. Quelli che parteggiano, non necessariamente per il mobber, a volte parteggiano anche per la vittima, quelli che sono indifferenti, che quindi creano uno stato di spettatore neutro, che però può determinare un'amplificazione dei comportamenti, perché il tentativo di attrarli da una delle due parti incrementa comportamenti e risposte, oppure quelli che decisamente si oppongono alle azioni di mobbing e che diventano potenzialmente future vittime. Quindi è un'ottica sistemica estremamente complessa, molto difficile da analizzare con una semplice lettura clinica banalissima stimolo-risposta, come si potrebbe. È una strutturazione di tanti stimoli che a loro volta diventano risposte, che a loro volta diventano ulteriori stimoli, quindi diventa una dinamica molto molto difficile da analizzare. Abbiamo delle dimensioni di mobbing, abbiamo il classico mobbing, quello dall'alto, il capo verso il sottoposto, ma abbiamo anche altre forme di mobbing. Il mobbing verticale è quello più evidente, quello più diffuso, in cui ho un singolo soggetto. Io primario decido che, non lo psichiatra, diciamo un'altra figura, quell'educatore lì non va bene, quindi non gli concedo aggiornamenti, non gli concedo part time, non gli concedo le ferie quando me le chiede, non gli concedo il rilancio di un progetto, e andiamo avanti in questo modo per 6 mesi, ha tutti i diritti di chiamarmi in causa perché si sente mobbizzato. Abbiamo anche il mobbing strategico all'interno del mobbing verticale, la decisione in cui posso operare per il vantaggio economico dell'azienda il licenziamento di una, due, tre persone che ritengo necessario fare. Non sono considerati atti persecutori comportamenti legati ai normali trasferimenti d'ufficio a parità di posizione, i comportamenti potenzialmente persecutori ma circoscritti nel tempo e solo episodici che diventano conflitto. I comportamenti che non sono ancora divenuti mobbing, perché sono ancora in una fase iniziale, quindi non hanno ancora assunto quelle caratteristiche di sviluppo temporale, e poi tutti i comportamenti per i quali una ragionevole e alternativa spiegazione, questa è ripresa paro paro da una sentenza di Cassazione, possono giustificare il perché sono stati messi in atto quei comportamenti. Poi possiamo avere il mobbing orizzontale, quello tra pari. Si decide all'interno dell'ufficio che c'è il capro espiatorio, punto e stop. Il gruppo dei pari agisce contro uno. Questo è il vero mobbing etologico, quello che aveva studiato Conrad Lorenz. C'è, bisogna tenerlo presente.
soprattutto c'è in questo periodo di forte competizione sul mondo del lavoro. Io sto competendo per una risorsa importante, quindi elimino l'elemento di disturbo, l'elemento ritenuto più debole o che mette in crisi questo sistema di ricerca di risorse. E poi abbiamo il doppio mobbing, che è molto importante soprattutto nei paesi mediterranei, dove la famiglia è una risorsa potentissima. L'abbiamo visto psicoeducazione sul suicidio, lo vedremo, l'abbiamo visto altre volte, psicoeducazione, il disturbo bipolare, la schizofrenia, però la famiglia può diventare un'arma. La famiglia esausta diventa un mobber extralavorativo. La famiglia esausta non ne può più e isola ulteriormente la vittima del mobbing lavorativo. Quindi uno dei rischi è anche questo. Mobbing emozionale, saltiamo. Il mobber chi è? Perché poi dobbiamo parlare del sistema, ma il sistema è fatto di persone e le persone hanno degli stili. Il mobber è uno psicopatico, ma non in termini criminologici delinquente, è uno psicopatico in termini storici, cioè è uno che non ha senso empatico rispetto ai valori morali, è uno che pensa ai suoi obiettivi e non a quelli degli altri, non ha capacità empatiche. Le neuroscienze ce ne possono dire di ogni sulla struttura alla base di questo, ma non importa, noi crediamo ancora nel libero arbitrio. È uno che sceglie di sfruttare gli altri per i suoi obiettivi personali, è un narcisista maligno. Questo è. Oppure può avere delle côté psicopatologiche un po' più spinte e può avere una struttura paranoide, quindi leggere in termini persecutori quello che accade e quindi rispondere in modo contropersecutorio più intenso perché ne ha il potere per farlo, o le capacità o la struttura cognitiva più forte della sua vittima. Il mobbizzato in genere viene considerato colpevole. C'è la personalità fragile, ha fatto di tutto per, si è messo in condizioni di, ha deciso che non ha risposto in un modo che, insomma, c'è tanti non detti che creano uno stigma nei confronti della vittima del mobbing. In realtà i dati scientifici ci dicono che il mobbizzato viene letto secondo un errore fondamentale di attribuzione. Il mobbizzato può essere chiunque di noi, che in quelle determinate circostanze, per motivi esclusivamente casuali, è diventato il capro espiatorio di dinamiche complesse. Quindi non è stata trovata nessuna personalità specifica che possa giustificare il perché io sia mobbizzato dalla Società Italiana di Psichiatria Forense. Non esiste. È un caso. Ma quel caso lì ha aperto una crepa nel funzionamento della relazione, nel sistema relazionale del lavoro, e ha determinato la vittimizzazione. Ci sono delle categorie invece di contesto che ci dicono che c'è un rischio di sviluppo di situazioni mobbizzanti, che sono le condizioni di sfida sul lavoro, che sono il clima sociale, quindi di valori attribuiti in quell'ambito lavorativo alle dinamiche del lavoro, le ambiguità e i conflitti di ruolo in cui non è chiarito, e anche quello ne parlavo 2 anni fa quando parlavo dell'equipe, non è chiarito il flusso dei compiti, le responsabilità, le attribuzioni, eccetera, e in questa confusione si possono creare i presupposti per dei conflitti che poi diventano fase zero, l'inizio del mobbing. Una cosa molto importante è la cattiva leadership. Una leadership eccessivamente dirigista, eccessivamente gerarchizzata, eccessivamente verticalistica è stata considerata la leadership più a rischio di situazioni di mobbing. E poi il livello di controllo del proprio lavoro, cioè la capacità di avere o meno il controllo sui miei flussi produttivi, quali che essi siano. Poi c'è anche l'aspetto positivo del mobbing, è un sistema per selezionare il lavoratore. Banalmente, io ho una situazione conflittuale in un gruppo, trovo il capo espiatorio, il gruppo si resetta contro il capo espiatorio, io ho risolto come leader i miei problemi, abbiamo trovato la causa di tutto, esternalizzo la causa del disagio del gruppo su un parafulmine che non è in grado di assorbire e alla fine porta via tutto. Se la dinamica va avanti, la secondo round è creare un altro mobbizzato perché comunque le dinamiche non vengono risolte, quindi si innesca la spirale che dicevo prima.
La giurisprudenza è ambivalente, a volte dà rispetto alla vittima un elemento positivo dicendo che insomma avere una struttura di personalità non inficia il fatto che io sia vittima, altre volte dice no, però certe strutture di personalità invece aumentano il rischio di essere vittime e quindi sono dei fattori non esimenti ma quantomeno diminuenti. Per cui anche sulla giurisprudenza possiamo trovare, non sono espertissimo perché non sono avvocato, ma quello che ho letto mi ha indotto, come in tutte le cose, a pensare che la giurisprudenza può essere letta a destra e a sinistra. Cosa succede alla vittima? La vittima ovviamente sviluppa un disturbo dell'adattamento, dico ovviamente perché stiamo parlando di un disadattamento in ambito lavorativo, quindi è automatico che diventa un disturbo dell'adattamento. Sono un po' dubbioso su alcune definizioni che hanno dato delle risposte della vittima rispetto a un disturbo post-traumatico da stress. Sembra, in qualche caso può essere, però un post-traumatico dove non c'è un evento traumatico ben preciso, dove non c'è un inizio ben preciso, ma c'è uno sviluppo, mi sembra più un disadattamento legato a uno sviluppo della sua storia di vita. Comunque, dal punto di vista emotivo, la vittima si autocolpevolizza, si sente solo, si isola da solo, perché l'autocolpevolizzazione sviluppa sentimenti di svalutazione, quindi di vergogna, quindi da solo contribuisce alla sua vittimizzazione. Ma questo avviene dopo. Quindi quello che noi vediamo, la vittima se l'è cercata, in realtà noi andiamo a leggere un processo già in corso, già abbondantemente avanzato. La vittima prima non era così, è cambiata. Può sviluppare numerosi disturbi a livello psicosomatico, a livello fisico, non spiegabili dalla situazione lavorativa. Può sviluppare svariati sintomi psichici, che sono quelli che poi siamo chiamati a valutare. E il quadro, alla fine, di inquadramento sono questo, di dinamiche che si intersecano tra di loro e determinano continui scambi di stimolo-risposta tra le varie parti. Poi abbiamo delle conseguenze sociali e economiche, le avevo anticipate già prima, il mobbizzato diventa una spesa, diventa un costo, diventa un limite per i flussi produttivi dell'azienda, ma diventa un limite anche per i suoi flussi economici e quindi determina costi indiretti. La normativa cosa dice? La normativa ci dice che abbiamo delle leggi europee che prevedono la protezione del lavoro. Abbiamo il decreto legislativo 81/2008 che ha sostituito la 626 che parla di rischi relazionali in ambito lavorativo. Abbiamo una circolare INALI che è stata molto discussa, è stata anche contestata da una sentenza TAR, ma in realtà poi le andiamo a vedere un attimino. Abbiamo poi una direttiva del Ministero della Funzione Pubblica sul benessere organizzativo, quindi c'è una normativa che dovrebbe proteggere le dinamiche del lavoro, le dinamiche relazionali del lavoro. L'INAIL comunque riconosce il danno da stress da lavoro e il mobbing come uno dei danni delle invalidità da lavoro. Ha creato delle tabelle, ha dato anche delle indicazioni di valutazione, c'è un manualetto apposta, però bisogna assolutamente correlare quello che il lavoratore lamenta a un'origine lavorativa. Opla. Con questa delibera, quella che è stata annullata dal TAR, diceva chiaramente le patologie psichiche e psicosomatiche conseguenze di stress e di disagio lavorativi, compreso il cosiddetto mobbing strategico, sono soggette a tutela assicurativa INAIL. Il TAR ha annullato questa delibera, ma perché? Qual è l'errore? L'errore è stato considerare una delibera interna dell'INAIL che dava delle indicazioni ai funzionari INAIL per la valutazione come se fosse un manuale di valutazione psichiatrico-forense. È quello su cui è stata costruita in realtà la sentenza TAR. La sentenza TAR ha riportato... Tre minuti. Maron! Via. Cosa si fa allora? Saltiamo. Il mobbing è reato? Boh, sì. Può essere un reato penale. Ci sono tante fattispecie nel codice penale che ci dicono, maltrattamenti, minacce e quant'altro, che possiamo esporci a delle conseguenze penali, ma il mobbing in sé in realtà è di competenza prettamente civilistica, quindi giuslavoratoristica, ce la faccio. Articolo 2087 del codice civile, quindi tutela delle condizioni di lavoro. Questo però cosa comporta? L'assalto.
comporta che l'onere della prova è a carico del lavoratore. Quindi è il lavoratore che deve far partire il procedimento di riconoscimento portando solida documentazione che giustifichi, che descriva, che mette in relazione quello che lui lamenta con una condizione di lavoro. Le sentenze in tema di mobbing, ce n'è qualcuna. Come si fa? Si fa che bisogna evidenziare la situazione di mobbing, si fa che bisogna avere un inquadramento nosografico forte e soprattutto rilevare il nesso di causalità. Questo è il manuale proposto da Ege, come riconoscerlo il mobbing, quindi ha sette punti di valutazione che devono essere assolutamente seguiti. Lui poi descrive anche due eccezioni, che è il sasso nello stagno e il quick mobbing, e i danni però vanno valutati. A cosa compete a noi psichiatri forensi? Non certo il danno morale, non certo quello esistenziale, non certo quello professionale. A noi interessa il danno biologico-psichico, quello è quello che dobbiamo andare a valutare. Con quali strumenti? Gli strumenti della clinica forense. Documentazione, accurata anamnesi, accurata raccolta dei sintomi attuali e storici, accurata raccolta dei segni, che non è la stessa cosa, eventuali esami strumentali per valutare l'entità e la natura della lesione, il nesso causale, il grado di inabilità temporanea e permanente. Le valutazioni sono l'anamnesi familiare, molto importante, valutazioni psicodiagnostiche, ne parlerà domani anche Ferracuti, credo, su tutta la parte testistica, quindi l'importanza di valutare tutte le aree del comportamento. L'utilizzo di questionari soggettivi, come suggerisce la clinica del lavoro di Milano, con i limiti dei questionari soggettivi, e poi soprattutto un'accurata diagnosi differenziale tra simulazione di disturbo fittizio e disturbo paranoide di personalità. We're captive on the care.